Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, e una santa ottava di Natale, e una santa ricorrenza di Santo Stefano, Ave Maria, e siamo insieme per una nuova puntata di Spazio Giovane, e nel ciclo di catechesi Il dono della Divina Volontà, che oggi, ecco, per una felice e sorprendente coincidenza, come dire, tratta un tema assai in linea con la festività liturgica di oggi. Oggi è la festa di Santo Stefano Protomartire, ovvero colui che, come diceva il grande San Fulgenzio di Ruspe nell'ufficio di questa mattina, è il soldato che segue subito il comandante sulle orme del martirio e sull'amore alla croce. E oggi dovremo meditare ancora sulle ore della Passione. Stiamo nella sezione del ciclo di catechesi dedicata ai giri nella Divina Volontà e stiamo affrontando il tema dei giri nel Fiat Redimente, come si chiamano tecnicamente, e che abbiamo visto trovare un luogo, diciamo così, privilegiato per antonomasia nelle ore della Passione di Luisa, tenendo sempre presente che è possibile fare un giro nella Passione in qualunque momento, cioè in qualunque istante io posso rappresentarmi un particolare della passione di Gesù e compiere i soliti atti di amore, di gratitudine e soprattutto di riparazione, soprattutto di andare a prendere gli effetti, i frutti di quella certa sofferenza di Gesù e portarli, ecco, girando nei cuori, nelle menti dei peccatori, no? Ecco, questo è anche un po' uno degli esercizi che si fanno nel Fiat Santificante, che vedremo poi più avanti quando ci arriveremo. Allora, oggi volevo leggere alcuni passi degli scritti perché è stato Gesù in persona ad intervenire, innanzitutto facendo alcune promesse, insomma, molto grosse. Legate alla meditazione delle ore della Passione e fatte da Gesù in persona. E poi ci sono una serie, sempre attraverso informazioni tratte dagli scritti, di benefici che si traggono dalla meditazione di queste ore. Io ho detto e ripeto personalmente, da quando ho iniziato la recita quotidiana delle ore della Passione, ho anche costituito un piccolo orologio, insomma, con alcune anime volontarie, forse questo sarebbe il caso di dirlo, no? Basta trovare 24 persone che si accordano e ci si divide un'ora della Passione per uno. Dopodiché si va a scalare, no? Supponiamo che io sono il primo dell'orologio, poi c'è il secondo, il terzo e il quarto. Io cominciamo tutti insieme. Oggi io medito la prima ora, il secondo la seconda, il terzo la terza, e si comincia così, il 24esimo la 24esima, e poi si scala. Il giorno dopo, io che ho fatto la prima, medito la seconda, chi ha fatto la seconda, medita la terza, chi ha fatto la quinta, medita la sesta, chi ha fatto la 24esima, ricomincia dalla prima, in modo tale che ci sia un gruppo di persone che ininterrottamente, ecco, sta tutti i giorni meditando le 24 ore della Passione, no? Ecco, diciamo, da un punto di vista poi tecnico, perché qualcuno fa anche domande di questo genere, non è che c'è un'ora fissa, insomma, o che bisogna per forza rimeditarle a un'ora precisa, che ne so, per esempio la settima ora della Passione, meditarla per forza a mezzanotte. No, no, non è questo qui. Certo, c'è un pio esercizio che, se uno vuole, si può fare, che comincia il Giovedì Santo, se è capace, insomma, e si segue tutte le 24 ore fino alla sepoltura del Venerdì Santo, no? Ma fuori di questo contesto non occorre meditare l'ora della Passione esattamente all'ora in cui Gesù l'ha vissuta. Importante per il nostro alimento spirituale è che ci sia, a mio avviso, una meditazione quotidiana di un'ora. E cosa assai raccomandabile sarebbe costituire questi orologi viventi, ecco, della Passione, in cui ci siano delle persone che meditano, ricordando una cosa fondamentale prima di leggere gli scritti. Attenzione, stiamo meditando nel Fiat Redimente, quindi stiamo uniti alla Divina Volontà. Sapete cosa significa questo? Cioè che la meditazione delle ore della Passione non è un ricordare quello che è successo, ma è
un farsi presente a quello che è successo, cioè quando io medito quest'ora, quello che Gesù ha sofferto, io me lo rendo presente, cioè nella divina volontà succede adesso. E gli atti che io faccio adesso, non lo so, i baci che si danno a Gesù, gli atti di riparazione, le riunioni, cioè sono cose che realmente succedono, quindi non sono soltanto pii pensieri. Cioè, per farci capire secondo il nostro modo di pensare, no? Però capite, ecco, queste sono le difficoltà della divina volontà, perché noi entriamo in contatto con un atto che è unico e che è eterno, quindi che è transtemporale, la nostra mente non ci arriva se non per intuizione, capite? Allora, nella divina volontà la passione di Gesù è in atto adesso, capite? Così come tutte le cose che sono successe nel corso della storia, ecco perché i giri sono qualcosa di spettacolare. Nella divina volontà è in atto la creazione di Adamo, è in atto il peccato originale, capite? Cioè, ecco, qui la nostra mente chiaramente si perde. Allora, certo che le cose che scorrono nella storia, la storia è la nostra dimensione, non è la dimensione di Dio, perché Dio è eterno, capite? La divina volontà è eterna, quindi è al di là e il tempo è completamente compreso nell'eternità, capite? Vi faccio un altro esempio ancora più sconvolgente. Nella divina volontà, la fine del mondo è già arrivata, capite? Ecco, è per noi che non è ancora arrivata, no? Ecco perché Dio si dice che conosce infallibilmente il futuro, perché in Dio il futuro non c'è, d'accordo? Il futuro c'è per noi. Non è neanche corretto dire che Dio conosce il futuro. Dio semplicemente conosce tutto, d'accordo? D'accordo? Perché non c'è nell'eternità presente, passato e futuro. Ma voi sapete cosa significa questo qui? Questo è un pensiero molto consolante, eh? Guardate che non sono favole queste qui, cioè qui, ripeto, è un problema di crederci o di non crederci. Ma se io oggi faccio un'ora della passione, quando storicamente, quindi 2000 anni fa circa, Gesù stava soffrendo realmente quelle cose, c'ero anch'io a consolarlo. Gli uomini cercano sempre la macchina del tempo, no? Che vorrebbero tornare indietro. Noi ce l'abbiamo, la macchina del tempo ce l'abbiamo a nostra perpetua disposizione, perché la divina volontà è questo, capite? Ecco perché qui si tratta, capite, di qualcosa di grande. Vedete perché si dice sempre qual è la differenza tra vivere nel divin volere e fare la divina volontà. La divina volontà, se io la faccio, dunque la devo conoscere, devo prendere coscienza che adesso, oggi, che devo fare? Devo fare questo, questo, questo e quest'altro. Dio da me oggi vuole questo. Quindi è perché è una cosa molto grande, ma è un atto temporale, umano e finito che faccio io. Il 26 dicembre del 2017. Ma quando io entro nella divina volontà attraverso questi modi di pregare, medito un'ora della passione, io non sto più facendo semplicemente la meditazioncina sulla passione, per carità, sto usando un vezzeggiativo non dispregiativo, no? Beh, magari tutti meditassero ogni giorno la passione, no? Ma non sto semplicemente facendo la meditazioncina sulla passione, di Gesù, pensando a una cosa che è successa e che ha chiaramente causato la redenzione dell'umanità. No, io sto vivendo quel momento e sto operando efficacemente in ordine a quel momento. Cioè, quando noi facciamo, ci uniamo, per esempio, come dice Gesù o come dice Luisa, allora io prendo queste pene che tu hai sofferto e le porto presso tutti i peccatori, riporto, prendi i tuoi passi, o Gesù, e riporto presso i passi dei peccatori, perché non si allontanino dal Dio, ma camminano nella via della perfezione. Quella cosa succede, non è uno scherzo, e potrebbe succedere non ai peccatori miei contemporanei, potrebbe succedere a un peccatore che ha vissuto nel Medioevo. Capite? Che attraverso quest'atto che io faccio il 26 dicembre del 2017 e che nella divina volontà sfugge ai limiti di tempo, ha effetto retroattivo. Ma negli scritti si dice addirittura che gli atti compiuti nel divin volere, che è una cosa teologicamente difficile, cioè ridondano a beneficio dei beati del paradiso, gli aumentano la gloria. Io insomma parlo con una certa cognizione di causa perché la conosco la teologia dogmatica, se sarei uno stolto, cioè la conosco come la conosce un essere umano, però insomma ho studiate queste cose qui, quindi credo qualche cosa di raccapezzarla. Queste sono cose veramente grosse, vissute nella fede, noi non ci rendiamo conto di tutto questo, però è qualche cosa di veramente immenso. Ecco,
Quindi fare un'ora della passione è qualcosa di grandissimo, d'accordo? E appunto, primo consolantissimo per Gesù, no? Perché voi immaginate Gesù mentre sta soffrendo la passione, che riceve il mio bacio sulle sue mani, sulle piaghe delle sue mani, sulle piaghe dei suoi piedi, cioè questa cosa gli arriva, capito? Quindi in mezzo a tutta quella desolazione, in mezzo a tutto quell'odio che aveva intorno, gli arriva il bacio di Don Leonardo Maria Pompei, d'accordo? E di chiunque in quel momento stia facendo quell'ora. Come dire, come diceva Santa Bernardetta a Lourdes, uno è padronissimo di non crederci a queste cose, di pensare che queste sono pie favole, pie illusioni, d'accordo? Però la quiddites, cioè ciò che fa del dono della divina volontà un qualche cosa che si instaura nella tradizione della Chiesa in maniera proprio al 400% e ci porta un pochino più dentro a focalizzare dei particolari che prima non erano stati focalizzati, è questo, cioè è la possibilità di entrare in questo mondo, che è il mondo del divin volere, atto unico e che abbraccia tutto e tutti e che consente, come dire, di compiere degli atti divini, di dare a Dio una gloria infinita e di operare efficacemente per la salvezza dell'umanità, per la riparazione dei peccati, per l'equilibrio del mondo, attraverso semplicemente degli esercizi interiori. Ecco perché la vita nella divina volontà è tutta interiore. Ed ecco perché noi, che siamo sempre così poco interiori e molto materiali, a volte facciamo un pochino di fatica a metabolizzare un po' questo mondo. Allora, già chiacchierato troppo, cediamo la parola a Gesù. Cominciamo. Volume 11, 10 aprile 1913. Sentite, eh? Dice Luisa, dimmi mio bene, che cosa darai in compenso a quelli che faranno le ore della passione come tu me le hai insegnate? Risposta. Figlia mia, non le riguarderò come cose vostre, ma come fatte da me. Apriamo bene le orecchie, eh? Vi darò i miei stessi meriti, come se la stessi soffrendo in atto la mia passione. È quello che vi ho detto 5 minuti fa. E gli stessi effetti, a seconda della disposizione delle anime. Questo in terra e premio maggiore non potrei darle. Cioè, capite? Come se stessi soffrendo io in atto la mia passione, gli stessi effetti, chiaramente che saranno variabili a seconda della disposizione delle anime. E premio maggiore non potrei darle. Punto e virgola. E poi in cielo me le metterò di fronte, saettandole con saette d'amore, di contenti, per quante volte hanno fatto le ore della mia passione. E loro saetteranno me. Che dolce incanto sarà questo a tutti i beati. Ripeto sempre le parole di Santa Bernardetta, eh? Il mio compito è dirlo, d'accordo? Sto facendo adesso la tromba, non certo di farlo credere, ma provate un attimo a riflettere bene su queste cose. Gli stessi meriti di Gesù, come se stesse soffrendo adesso la passione, e noi ci rivestissimo di quei meriti. E quando staremo in cielo, tante volte abbiamo fatto l'ora della passione, tante saette d'amore riceveremo da lui e tante ne daremo a lui. Se qualcuno non gli interessa, o gli sembra poco, insomma, si accomodi pure. Beh, questa è la prima cosa. Poi abbiamo la seconda promessa, sempre di Gesù, ed è questa. Figlia mia, per compenso che hai scritto le ore della mia passione, ad ogni parola che hai scritto ti darò un bacio, un'anima. Beata lei, insomma, voi, insomma, le ore della passione sono lunghe quante, cioè in formato digitale sono circa 540 pagine. Immaginiamo quante parole che ci stanno, quante parole ci staranno. Sarebbe da fare un conteggio di parole. Quanti baci si è beccata da parte di Gesù, insomma. Beata lei. Va bene. Ed io, amore mio, questo a me e a quelle che faranno, che le faranno,
che gli darai? E Gesù: se le faranno insieme con me e con la mia stessa volontà, quindi attenzione sempre a fare l'atto di fusione prima di fare l'ora della passione, ad ogni parola che reciteranno le darò anche un'anima, perché tutta la maggiore o minore efficacia di queste ore della mia passione sta nella maggiore o minore unione che hanno con me. E facendole con la mia volontà, la creatura si nasconde nel mio volere, e agendo il mio volere posso fare tutti i beni che voglio, anche per una sola parola, e questo ogni volta che le farete. Questa è tanta roba, questo qui, veramente tanta roba. Ancora, non è finito ancora. Adesso ci sono una serie, una sciorinata di scritti che parlano invece dei benefici che si ottengono dalla meditazione delle ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi prima abbiamo visto le promesse. E adesso vedremo bene che cosa, quali sono i benefici di questo santissimo esercizio, di questo giro nel Fiat Redimente. Volume 11, 10 aprile 1913. Il volume 11 è molto bello, dal volume 11 ricordate sempre che cominciano diciamo gli scritti proprio sulla divina volontà in senso stretto. I primi 10 sono sulla volontà divina, come dire, in senso tradizionale, diciamo così, in senso ampio. Chi pensa sempre alla mia passione forma nel suo cuore una sorgente, dice Gesù. E quanto più vi pensa, tanto più questa sorgente si ingrandisce. E siccome le acque che sorgono sono acque comuni a tutti, così questa sorgente della mia passione, che si forma nel cuore, serve a bene dell'anima, a gloria mia e bene delle creature. Quindi vedete, questa triplice, questo triplice beneficio che arreca questo più esercizio. Ancora, 6 settembre 1913, stesso volume 11. Figlia mia, le ore della mia passione, che sono le stesse mie preghiere, le mie riparazioni e tutto amore, sono proprio uscite, ma proprio dal fondo del mio cuore. Hai tu forse dimenticato quante volte mi sono unito con te per farle insieme ed ho cambiato i flagelli in grazie su tutta la terra? Parole di Gesù. Sono le stesse mie preghiere, le mie riparazioni, tutto amore. Allora, cioè, in grado di fermare i divini flagelli. E guardate che con tutto quello che continuano a combinare i nostri amici uomini, io non lo so la pazienza di Dio, è una provocazione continua nei confronti della divina pazienza e della divina giustizia, almeno per quanto mi riguarda. E ci vuole certamente qualcuno che, come diceva la Madonna alla Salette, trattenga il braccio di mio figlio, aiutando la Madonna in questo suo ministero di misericordia. Poi, sempre lo stesso volume, ottobre 1914. Queste ore sono le più preziose di tutte, perché non è altro che ripetere ciò che feci nel corso della mia vita mortale e ciò che continuo nel Santissimo Sacramento. Quando sento queste ore della mia passione, sento la mia stessa voce, le mie stesse preghiere. Vedo la mia volontà in quell'anima, qual è il volere il bene di tutti e di riparare per tutti, ed io mi sento trasportato a dimorare in essa per poter fare in lei ciò che fa lei stessa. Oh, quanto amerei che anche una sola per paese facesse queste ore della mia passione. Sentirei me stesso in ogni paese, e la mia giustizia in questi tempi grandemente sdegnata ne resterebbe in parte placata. Quindi anche se non lo sanno, ecco, recitare l'ora della passione, ecco, noi siamo italiani, no?
Fa bene all'Italia, penso che l'Italia ci vogliano molte ore della passione recitate in questo momento storico, specialmente con tutti gli ultimi capolavori che hanno fatto nel Parlamento italiano, che per dare il buon Natale, chiaramente questa ironia amara, a tutti, e adesso tocca cominciare a lavorare per evitare, insomma, che l'Italia, ma non soltanto un paese inteso come nazione, io penso che qui ci si dica paese paese, quindi un centro abitato, quindi un paese oppure una città. Volume 11 ancora, 4 novembre 1914. Stavo facendo le ore della passione e Gesù, tutto compiacendosi, mi ha detto: Figlia mia, se tu sapessi il mio grande compiacimento che provo nel vederti ripetere queste ore della mia passione e sempre ripeterle e di nuovo ripeterle, tu ne resteresti felice. È vero che i miei santi hanno meditato la mia passione, attenzione, e hanno compreso quanto ho sofferto e si sono sciolti in lacrime di compassione, tanto da sentirsi consumare per amore delle mie pene. Io ve lo auguro. Perché ogni tanto quando si medita le ore della passione, qualche piantarello, ma anche bello forte, bisogna farselo, eh. Penso che solo un cuore di pietra possa resistere a lungo con quelle cose senza fare neanche una lacrima, insomma. Ci vuole un cuore di pietra, ci vuole, eh. Ecco. I santi piangevano e piangevano e piangevano sulla passione di Gesù. Queste sono lacrime sante, queste qui, eh. Lacrime che si possono desiderare, che si possono chiedere, lacrime che danno gloria a Gesù. Più se ne vanno, meglio è, ok? Tanto da sentirsi consumare per amore delle mie pene. Cioè, l'amore a questo porta, eh? Cioè, tu non puoi guardare Gesù che sta soffrendo quelle cose lì atroci per amore tuo e rimani come un pezzo di ghiaccio e come una pietra, come se fosse una cosa lontana da te. Se c'è questo, ecco, vuol dire che c'è pochissimo amore. Vabbè, devi prendere atto, chiedi a Gesù che ti dia un pochino di maggiore amore per te, ma nella divina volontà, st'amore presto o tardi, se non c'è sta, presto o tardi ti viene, d'accordo? Non è proprio possibile che non venga, ecco. Quindi, è vero che i miei santi hanno meditato la mia passione, hanno compreso quanto ho sofferto e si sono sciolti in lacrime di compassione, tanto da sentirsi consumare per amore delle mie pene, però non così continuato. E tante volte ripetute con quest'ordine. Sicché posso dire che tu sei la prima, tanta roba, che mi dai questo gusto così grande e speciale, e vai sminuzzando in te, ore per ora, la mia vita e ciò che soffrii. Ed io mi sento tanto tirato che ora per ora te ne do il cibo e mangio con te lo stesso cibo e faccio insieme con te ciò che fai tu. Sappi però che te ne compenserò abbondantemente di nuova luce e nuove grazie anche dopo la tua morte. Ogni qualvolta si faranno dalle anime su questa terra queste ore della mia passione, io in cielo ti ammanterò sempre di nuova luce e gloria. Ok? Quindi qui Gesù loda proprio questa continuità e sistematicità che queste ore ci permettono di vivere. Tenete presente che Luisa, che io sappia, almeno in certi periodi della sua esistenza, le faceva tutte e 24 in continuazione, tutti i santi giorni. Ho questa informazione, io sono sempre molto molto cauto, insomma, perché non vorrei dire uno strafalcione, ma credo che almeno in alcuni momenti della sua esistenza le facesse tutte e tutti i giorni. Cioè, tutte le ore, tutti i giorni. Chiaramente non è necessario, insomma, giungere a tanto zero, insomma, però certamente è cosa sommamente santificante e sommamente gratificante per il Signore. Ancora, 6 novembre 1914. Continuando le solite ore della passione, il mio amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, il mondo sta in continuo atto di rinnovare la mia passione. E siccome la mia immensità involge tutti, dentro e fuori delle creature, così sono costretto dal loro contatto a ricevere chiodi, spine, flagelli, disprezzi, sputi e tutto il resto che soffrì nella passione e anche di più. E
Ora, chi fa queste ore della mia passione, dal contatto di queste pene mi sento togliere i chiodi, frantumare le spine, raddolcire le piaghe, togliere gli sputi. Mi sento contraccambiare in bene il male che mi fanno gli altri, ed io, sentendo che il loro contatto non mi fa male, ma bene, mi poggio sempre più su di loro. Cioè, non so se ci rendiamo conto di quello. Allora, Gesù sta dicendo che i peccati del mondo, questo è un dato già conosciuto, insomma, in letteratura spirituale, no? Ogni peccato che fanno le creature rinnovano la passione di Gesù, questo lo sappiamo dal catechismo. Quindi, al contatto con le creature belve, ricevo chiodi, spine, flagelli, disprezzi, sputi e tutto il resto che soffrì nella passione, e anche di più. Allora, che succede? Tu fai l'ora della passione e togli i chiodi, frantumi le spine, raddolcisci le piaghe, astergi gli sputi. C'è qualcuno che non desidererebbe fare una cosa del genere al nostro Signore? Io ricordo un'immagine, no? Chissà se presto il Signore mi porterà in questo luogo a me tanto caro. Poco conosciuta l'apparizione della Madonna alla Salette, ma molto emblematica, no? La Madonna apparve e aveva sul petto un immenso crocifisso. Da un lato c'era il martello e dall'altro c'erano le tenaglie. Immagine molto bella. Tu che cosa vuoi fare? Vuoi continuare con i peccati a dare martellate sulle piaghe di Gesù oppure vuoi prendere le tenaglie e togliergli i chiodi di Gesù? Abbiamo sentito, no? Mi sento togliere i chiodi. Con cosa? Con dei gesti di amore e di riparazione, come questi che si fanno nelle ore della passione. Capito? Cioè, non, ripeto, queste non sono metafore, sono cose reali. Oltre a ciò, ritornando il benedetto Gesù a parlare di quest'ora della passione, mi ha detto: Figlia mia, sappi che col fare queste ore l'anima prende i miei pensieri e li fa suoi. Le mie riparazioni, le preghiere, i desideri, gli affetti, anche le più intime mie fibre le fa sue. Ed elevandosi su tra il cielo e la terra fa il mio stesso ufficio come corredentrice. E come corredentrice dice insieme con me: Ecce ego mitte me, cioè eccomi, manda me. Voglio ripararti per tutti, risponderti per tutti ed impetrare il bene a tutti. Ecco la vita nel divin volere. Eccola. Eccola. Allora, ancora. 13 ottobre 1916, volume 11. Stavo facendo le ore della passione ed il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, nel corso della mia vita mortale, migliaia e migliaia di angeli corteggiavano la mia umanità e raccoglievano tutto ciò che facevo. Bellissime queste immagini, i passi, le opere, le parole, anche i sospiri, le pene, le gocce del mio sangue, insomma tutto. Erano angeli deputati alla mia custodia, a rendermi onore, ubbidienti a tutti i miei cenni, salivano e scendevano dal cielo per portare al Padre ciò che io facevo. Un'immagine questa proprio stupenda, d'accordo? Qualcuno diceva che Gesù non c'era l'angelo custode. Qua ce n'aveva migliaia e migliaia, insomma, a quanto leggiamo, insomma, qui, no? Bene. Ora questi angeli hanno un ufficio speciale. E come l'anima fa memoria della mia vita, della passione, del mio sangue, delle mie piaghe, delle mie preghiere, si fanno intorno a quest'anima, capito? Gli stessi angeli che stavano appresso a Gesù nella vita terrena vengono da noi e raccolgono le sue parole, le sue preghiere e i compatimenti che mi fanno, le lacrime, quando ci facciamo qualche piantarello santo sulla passione di Gesù, le offerte, le uniscono alle mie e le portano innanzi alla mia maestà, per rinnovarmi la gloria della mia stessa vita. Ed è tanto il compiacimento degli angeli che riverenti stanno a sentire ciò che dice l'anima e pregano insieme con lei, capito? Perciò con quale attenzione e rispetto l'anima deve fare queste ore? Perché
pensando che gli angeli pendono dalle sue labbra per ripetere appresso a lei ciò che essa dice. Dico. È stato chiaro Gesù, insomma, tanta roba questa qui, eh? Cioè gli stessi angeli che hanno assistito Gesù nella vita terrena e che portavano al Padre i sospiri, le pene, le gocce di sangue, eccetera, eccetera, ora vengono da noi, chiaramente se le facciamo decentemente, a portare le nostre offerte, le nostre lacrime, i nostri pensieri, i nostri sospiri di unione con la passione di Gesù che facciamo mentre recitiamo l'ora della passione. Poi ha soggiunto: attenzione alle tante amarezze che le creature mi danno, queste ore sono i piccoli sorsi dolci che le anime mi danno, ma i tanti sorsi amari che ricevo sono troppo pochi dolci, perciò più diffusione, quindi come tutte le catechesi, voi sapete che le catechesi, perdonatemi adesso la digressione pastorale, di teologia pastorale, la catechesi, queste sono catechesi, sapete la differenza che c'è tra un'omelia, il catechismo e una catechesi? All'omelia, come dire, è una spiegazione autorevole della liturgia pubblica della Chiesa, quindi delle letture, che contiene qualche piccola esortazione, qualche piccolo, diciamo così, input per attualizzare, quindi per fare proprio il contenuto delle cose che si ascoltano. Il catechismo è una formazione dottrinale, d'accordo? Quindi è un focalizzare con attenzione e precisione le verità di fede e di morale per conoscerle e poi personalmente farne oggetto di meditazione, di applicazione alla propria vita. Ecco, ma il catechismo è una, come dire, è una formazione. La catechesi, se vogliamo, invece è una provocazione. Cioè, lo stesso, c'è un discorso, come dire, che tocca alcuni elementi, che ovviamente di fede, di morale, però lo tocca allo scopo di provocare l'ascoltatore, cioè che dopo che ha ascoltato la catechesi non deve essere più lo stesso di prima, entra in crisi e dice qui deve cambiare qualcosa. Per esempio, dopo che ho sentito questa catechesi, da oggi in poi faccio l'ora della meditazione tutti i giorni. Questa sarebbe una grande catechesi, perché lo scopo della catechesi è proprio quello di provocare la conversione diretta. Quindi non è semplicemente ti faccio un bel discorso, ti faccio una conferenza erudita, d'accordo? Ti faccio una bella spiegazione che tu compiacente. No, c'è anche questo, ma il fine è il cuore. Tu devi cambiare, devi unirti di più a Gesù, devi fare delle scelte in conseguenza dell'ascolto della catechesi, no? Ecco, questo è una catechesi ben riuscita quando provoca questo nell'ascoltatore, altrimenti non serve quasi a niente. Va bene, volume 11, 9 dicembre, fine della digressione, 1916. Figlia mia, non accrescere le mie pene con l'impensierirti, sono già troppe. Io non mi aspetto questo da te, ma voglio che faccia tu le mie pene, le mie preghiere, tutto me stesso, in modo che io possa provare in te un altro me stesso. In questi tempi voglio grandi soddisfazioni e solo chi fa suo me stesso me le può dare. Altra digressione. Allora, chi vive nella divina volontà non pensa, d'accordo? Dici, ma che sei fuori? Allora, no, non pensa proprio, d'accordo? Cioè, problemi tuoi non ce l'hai. Se tu entri nel mondo della divina volontà, i tuoi problemi non ci sono più, non ci stanno proprio. I pensieri tuoi non ci stanno. Cioè, i problemi tuoi sono quelli di Gesù. I pensieri tuoi sono quelli di Gesù. E basta. Le pene tue sono le pene di Gesù. Sai, un'altra volta ho detto alle persone, dico, ma perché piangi? Che te piangi addosso? Piangersi addosso non giova a nulla, le spese volentieri è un peccato. Che te piangi? Piangi perché è morto qualcuno? Che te manca? Questo è un pianto di debolezza, non è un pianto meritorio. Dice, ma allora non si piange? Come non si piange? Gesù nel Vangelo dice, beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Si piange come? Ma bisogna vedere perché si piange, perché e per chi. Ci stanno i pianti santi, i pianti sui tuoi peccati, se sono di pentimento non di disperazione sono pianti santi, i pianti sulle sofferenze di Gesù sono pianti santi, sulle sofferenze della Madonna sono pianti santi,
I pianti sulla perdita delle anime che se ne vanno all'inferno sono pianti santi, sulle anime dure, come piangeva Gesù, che non si convertono e che non se lo filano, sono pianti santi. Basta, non ci stanno altri pianti. Per i figli dei non ci stanno. Poi ci stanno, aspetta, ci stanno anche altri pianti, ci stanno ancora. Ci stanno i pianti di struggimento, quando uno entra, diciamo, in un rapporto profondo con Gesù e con Maria, ci sono i pianti di languore, d'accordo? Ma uno di questi è sempre un pianto santo, il resto non bisogna piangere, d'accordo? Non c'è. Proseguo la lettura. Ciò che in me trovò il Padre, cioè gloria, compiacimento, amore, soddisfazione intera, perfetta, bene di tutti, io lo voglio trovare in queste anime. Come altrettanti Gesù che mi rendano la pariglia, e questa intenzione devi ripetere in ogni ora della passione che fai, in ogni azione, in tutto. E se io non trovo le mie soddisfazioni, per il mondo è finita. I flagelli pioveranno a torrenti. Figlia mia, e detto questo è scomparso. Ok. Poi, volume 11, 2 febbraio 1917, chissà se finiamo in questa puntata, forse sì. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovato fuori di me stessa e ho trovato il mio sempre amabile Gesù tutto grondante sangue, con una orribile corona di spine. A stento mi guardava attraverso le spine e mi ha detto: figlia mia, il mondo si è squilibrato. Siamo in un mondo di squilibrati, ma proprio di squilibrati, ecco. Perché ha perduto il pensiero della mia passione. Nelle tenebre non ha trovato la luce della mia passione che lo rischiarava, che facendogli conoscere il mio amore e quante pene mi costano le anime poteva rivolgersi ad amare chi veramente l'ho amato. E la luce della mia passione guidandolo lo metteva in guardia da tutti i pericoli. Nella debolezza non ha trovato la forza della mia passione che lo sosteneva. Nell'impazienza non ha trovato lo specchio della mia pazienza che gli infondeva calma, rassegnazione. E innanzi alla mia pazienza, vergognandosi, si faceva un dovere di dominare se stesso. Scusate, cioè, ogni atto di impazienza che noi facciamo, basta che uno medita la passione di Gesù e si deve soltanto che mettere sotto un autotreno di terra, capito? Cioè, ne vogliamo, cioè lì c'è stato un incalzare continuo e, come dire, martellante, sempre più schifoso, umiliante, di pene su pene su pene in continuazione, d'accordo? Cioè, soltanto contemplare solo la pazienza, non soltanto era paziente. Gesù rimaneva mite, rimaneva dolce, rimaneva calmo, rispondeva con amore. Dice che dovevano bendargli gli occhi, perché più gliene facevano e più li guardava dolcemente, non riuscivano, per quanto fossero demoni incarnati. Dice: ma questo che fa? E tu sei impaziente. Ma io non ce la faccio più, e questo a destra. Cioè, a dopo di tutte le cose del mondo, d'accordo? Ma dinanzi alla pazienza di Gesù, stata sempre vergogna. Finito il discorso. Lo dico anche per me, per anni sono stato un maestro, insomma, di a causa del mio temperamento, insomma, e ho voglia di dire: ma come fai? Se avessi conosciuto questo specchio veramente divino, forse, ecco, le mie lotte, insomma, continue per dominare un pochino me stesso avrebbero, come dire, dato qualche frutto maggiore un po' prima, insomma. Ma come fai davanti alla pazienza di Gesù a spazio? Dice: innanzi alla mia pazienza, vergognandosi, si faceva un dovere di dominare se stesso. Cioè, capito? Ti vergogni se non ti domini. Dici: ma io non dico, ma ti vergogni per niente. Ma nostro Signore, che era Dio e che era innocente, se è rimasto calmo e paziente in mezzo a tutto quanto quella valanga di soprusi, e a te te possono di tirare là che già te salta il sistema nervoso. Ma che stiamo scherzando? Nelle pene non ha trovato il conforto delle pene di un Dio che, sostenendo le sue, gli infondeva amore al patire. Nel peccato non ha trovato la mia santità che, facendogli fronte, gli infondeva odio alla colpa. Ha in tutto prevaricato l'uomo, perché si è scostato in tutto da chi poteva aiutarlo. Quindi il mondo ha perduto l'equilibrio. Stiamo in un mondo di matti, perché gli squilibrati
sono matti, d'accordo? Matti. Ha fatto come un bambino che non ha voluto più conoscere la madre, come un discepolo che, sconoscendo il maestro, non ha voluto più sentire i suoi insegnamenti né imparare le sue lezioni. E che ne sarà di questo bambino e di questo discepolo? Saranno il dolore di se stessi e il terrore e il dolore della società. Tale è divenuto l'uomo, terrore e dolore, ma dolore senza pietà. Ah, l'uomo peggiora, peggiora sempre, io me lo piango con lacrime di sangue. Questo, scritto nel 1917, oggi è proprio diventato cronaca quotidiana. Capite? Se l'uomo non prende esempio dal suo Signore, che ha sofferto la passione non soltanto per noi, ma anche come nostro esempio, lì ci trova l'esempio di tutte le virtù. Cioè, per questo che le ore della passione conservano, anche avendo questa altezza che abbiamo cominciato a sviscerare, conservano comunque l'alto valore formativo e ascetico di ogni forma di meditazione sulla passione di Gesù. Perché? Perché ti mettono davanti l'esempio vivo di come si affronta la vita, di come si affrontano i problemi e le situazioni. Cioè, dinanzi alla passione di Gesù nessuno si può lamentare di nulla. Marco dice: ma signora, tu non sai che mi è successo a me, te può essere successo, guarda, inventate qualunque cosa, d'accordo? Non ti puoi lamentare dinanzi alla passione di Gesù, ovviamente, non ti puoi lamentare, né dinanzi alla compassione della Divina Maria, non ti puoi lamentare. Volume 12, 16 maggio 1917. Poi mi sono trovato fuori di me stessa, e mi trovavo in mezzo a tante anime che mi dicevano, parevano che fossero anime purganti e santi, e nominavano una persona di mia conoscenza morta non da molto, e sentite bene, mi dicevano: lui si sente come felice nel vedere che non c'è anima che entri in purgatorio che non porti l'impronta delle ore della passione. E corteggiate, aiutate da queste ore, prendono posto in un luogo sicuro, e non c'è anima che voli in paradiso che non sia accompagnata da queste ore della passione. Queste ore fanno piovere dal cielo continua rugiada sulla terra, nel purgatorio e fino nel cielo. State attenti, le ore della passione sono state scritte da Luisa appunto negli anni a cavallo tra il 1800 e il 1900, credo nei primi del 1900, d'accordo? Se la memoria non mi inganna. Ma questo che Gesù dice vale per sempre, capite? Perché ritorniamo al discorso da cui siamo partiti: da quando le ore della passione hanno cominciato ad essere recitate nella Divina Volontà, gli effetti benefici di esse retroagiscono, d'accordo? Nel tempo, perché sono atti divini, capite? Spero che lo Spirito Santo vi faccia capire bene questa dinamica divina dell'operare nel divino volere, dell'operare da Dio. Nel sentire ciò dicevo tra me: forse il mio amato Gesù, per mantenere la parola data, che ad ogni parola delle ore della passione darebbe un'anima, non c'è anima che salva che non si serva di queste ore. Dopo sono ritornato in me stesso, ed essendo tornato il mio dolce Gesù, gli ho domandato se fosse vero. Attenzione a cosa adesso Gesù dice, facciamo molta attenzione. Queste ore sono l'ordine dell'universo e mettono in armonia il cielo e la terra e mi mantengono di non mandare il mondo a sfascio. Sento mettere in circolazione il mio sangue, le mie piaghe, il mio amore e tutto ciò che feci, e scorrono su tutti per salvare tutti. E come le anime fanno questione della passione, mi sento mettere in via il mio sangue, le mie piaghe, le mie ansie di salvare le anime, e sentendomi ripetere la mia vita. Come possono ottenere le creature alcun bene se non che per mezzo di queste ore? Perché ne dubiti? La cosa non è tua ma mia. Tu sei stata lo sforzato e debole strumento. Attenzione, ordine dell'universo, mettono armonia fra cielo e la terra. Tanta roba,
Gli ultimi due, volume 12, 12 luglio 1918. Stavo pregando il mio per un'anima moribonda, con un certo timore e ansietà, e il mio amabile Gesù venendomi ha detto: figlia mia, perché temi? Non sai tu che ogni parola sulla mia passione, pensiero, compatimento, riparazione, ricordo delle mie pene, tante vie di elettricità di comunicazione si aprono tra me e l'anima, e quindi di tante varietà di bellezze si va tornando l'anima. Bellissima anche questa immagine della corrente elettrica, no? Quindi l'efficacia salvifica che queste ore hanno per le correnti, appunto, che aprono tra Gesù e l'anima e le anime a cui beneficio ridondano le ore della passione. Attenzione adesso, volume 22, 17 giugno 1927. Dopo ciò mi sono trovato fuori di me stessa e mentre cercavo il mio dolce Gesù mi sono incontrato col padre di Francia. Questo è Sant'Annibale di Francia, già direttore spirituale di Luisa, nonché curatore particolare delle ore della passione. Tenete presente che nelle ore della passione, diciamo che lui ci ha messo un pochino del suo, nel senso che la parte che parla delle riflessioni pratiche sono a firma di padre Annibale di Francia, ok? Mi sono incontrato col padre di Francia, era tutto allegro e mi ha detto: sai quante belle sorprese ho trovato? Io non me lo credevo quando stavo sulla terra, sebbene pensavo che fosse un bene, sebbene pensavo che un bene avevo fatto col pubblicare l'orologio della passione, ma le sorprese che ho trovato sono meravigliose, incantevoli e di una rarità mai vista. Tutte le parole che riguardano la passione di nostro Signore cambiate in luce, una più bella dell'altra, tutte intrecciate tra loro, e queste luci crescono sempre come si fanno dalle creature quelle della passione, e così altre luci si aggiungono alle prime. Ma quello che mi sorprese di più sono stati i pochi detti pubblicati da me sulla Divina Volontà, ogni detto scambiato in sole, che investendo con i loro raggi tutte le luci formano tale sorpresa di bellezza che si rimane rapiti, incantati. Tu non puoi immaginare come io rimasi sorpreso nel vedermi in mezzo a queste luci e a questi soli, e come fui contento e ringraziai il nostro sommo bene Gesù che mi aveva dato occasione e grazia di farlo. Anche tu ringrazialo da parte mia. Questo fatto è capitato dopo pochi giorni dalla morte di Sant'Annibale di Francia. Quindi capite che qui stiamo dinanzi a qualche cosa di grande. Questa catechesi volge al termine sperando, ecco, che oltre che comprendere, ecco, chiudiamo il capitolo di Giro nel Fiat Redimente con questa puntata. Dalla prossima volta cominceremo a aprire il mondo dei giri nel Fiat Santificante, dove troveremo un mondo potenzialmente, vi dico subito, infinito, d'accordo? Purché cominciamo a impratichirci, a scorrere e a muoverci dentro il divino volere. Sono esercizi interiori. Non bisogna avere fretta, non bisogna pensare che dall'oggi al domani si riesce speditamente a entrare in un mondo che è nuovo per certi aspetti, d'accordo? Che non è connaturale, che non ci appartiene, che presenta anche degli aspetti grossi, d'accordo? Che ci sovrastano, che ci superano immensamente. Quindi ci si entra un pochettino come i bambini piccolini, no? Quindi che si muovono, insomma, un po', ecco, gattonando per terra, insomma, un po' spaesati, ecco, un po' come un bambino, no? Poi piano piano il bambino gattona, si gira, guarda papà, guarda mamma, comincia a balbettare, poi impara a dire mamma, papà, poi si mette in piedi, cammina per mano e poi cammina. Ecco, io mi vedo sempre l'ingresso nel mondo della Divina Volontà con questa immagine, no? in questo modo. Quindi sono molto preoccupato, l'ho detto già tante volte, ecco, molto preoccupato, perché sono, ma preoccupato sacerdotalmente parlando, insomma, non è che
vado a preoccuparmi, le preoccupazioni di chi vuole vivere nell'involuto sono quelle di Gesù, quindi non sono queste, però queste sono un pochino di Gesù. Sono molto preoccupato di chi con una certa, come dire, baldanza e supponenza, ripeto, si pensa di con quattro cose di vivere nel regno della divina volontà. Questo però, ecco, che si abbia questo volere in atto, quindi che si cominci ad operare e a lavorare per questo, che si comincino a fare dei passi, a muovere degli sforzi. Per esempio, le ore della passione basta leggerle, d'accordo? Quindi è una cosa, così come dice, vuoi abituarti a cominciare a fare pellegrinaggi nel fiat creante, prendi il pio pellegrinaggio nelle opere della divina volontà e le prime 6-7 ore sono giri nel fiat creante, piccoli giri. È chiaro che dopo, una volta che tu ti sei familiarizzato, se stai in macchina, stai guidando e ti giri e vedi un albero, subito tu puoi fare un giro istantaneo, subito, puoi subito dire Gesù ti amo con la tua volontà, ti ringrazio per questa creatura che in questo momento manifesta il tuo volere a me, ti amo per la bellezza di questa creazione, metto il mio ti amo di gratitudine in quella creatura e ti offro il mio ti amo per tutti coloro che passando davanti a quest'albero non ti hanno mai detto grazie. Finito. Cioè, io a dirlo a parole ci sono voluti 20 secondi, col pensiero si fa molto molto prima, no? Ecco, però si tratta piano piano poi di familiarizzarsi, perché poi, capite, la nostra natura umana deve abituarsi alle cose, no? Quindi per prendere un'abitudine ci vuole un pochino di tempo, no? Così come dall'oggi al domani, però il lavoro ascetico nostro è proprio questo, d'accordo? Cioè, se una persona, per esempio, io ho raccomandato forse nella scorsa catechesi, cioè, il bacio alle piaghe di Gesù, a mio modestissimo avviso, va dato la mattina quando uno si alza e prima di andare a dormire, anche le persone sposate, il secondo va dato al marito e alla moglie sempre, non deve starci mattina che non ci sia il bacetto sulle labbra marito e alla moglie, sempre. Però si svegliano, ecco, e se si svegliano ore differenti non fa niente, chi si sveglia prima intanto dal bacio a Gesù, poi aspetta che si sveglia quell'altro e quell'altro prima dal bacio a Gesù, poi se lo danno tra di loro. Ora, uno che non è mai stato abituato, intanto si mette il crocifisso sul comodino, se deve aiutare, no? Poi sicuramente non ci riuscirà, forse, da subito a farlo tutte le mattine, magari, e tutte le sere. Magari lo farà un pochino a singhiozzi, ecco, però se persevera, sta sempre quel benedetto crocifisso lì, e magari gli sposi aiutano l'uno con l'altro, poi si prende questa abitudine. Una volta che tu hai preso l'abitudine, io lo vedo, cioè parti in automatico, cioè la mattina ti svegli e la mano, la prima cosa che fa, tiri fuori la mano dal letto per cercare di stare crocifisso, capite? Ecco, così è anche in questo mondo, quindi ci si entra e poi si deve avere tutta una serie di habitus. E questi scritti, anche tutti gli scritti che girano, per esempio il pregare nella divina volontà, sono utili fino a quando non si acquisisce una certa familiarità interiore. Ecco, perché poi, a mio sempre modestissimo avviso, questa forma di preghiera deve rimanere proprio libera per antonomasia, perché nella divina volontà si realizza il prodigio di un rapporto di amore personale tra Gesù e l'anima. Per cui, come lo esprimo io il mio amore a Gesù, perdonatemi, lo esprimo solo io, capito? Cioè, il mio modo di amare Gesù è diverso da quello di tutti gli esseri umani che sono così, di chiunque mi sta ascoltando, capito? Quindi, è anche il mio modo di muovermi dentro la divina volontà. È chiaro che c'è una, come dire, una legge, chiamiamo così, una regola, come dire, dei parametri, no? Ma poi Gesù vuole che io ci c'entro io dentro di involere. Cioè, c'entro io così come sono fatto io, cioè questa individualità che non è, come dire, superbia o... Ma tu devi capire che l'anima che sei tu, sei tu, capito? Sei un unicum. Cioè, non ci sono altre anime come te. E Gesù vuole te in quanto te, capito? Proprio te in quanto te. Quindi, certo, tu all'inizio hai detto, ma un bambino che non è buono a parlare, deve vedere che balbetta, c'è bisogno, capito?
ecco, di qualche cosa, come quando noi, oppure quando uno impara a leggere, se prende il coso e comincia a fare l'albero di Natale. Ci ricordiamo quando abbiamo imparato a leggere, no? Cioè quel testo con le lettere grosse, capito? Ecco. Poi quando sei grande puoi fare una catechesi come sto facendo io, senza leggere, e parli pure troppo veloce che la gente ci capisce niente, insomma, perché pare troppo sletto. Un bambino non lo può fare questo qui, no? Ecco, quindi anche in questo mondo ci sono delle leggi di crescita, capite? Che non fa niente, cioè se uno dice ma io non capisco bene tante cose, non me la capisco, non fa niente, d'accordo? Quello che non capisci adesso lo capirai dopo, l'importante è che tu prendi e parti, d'accordo? Fatti aiutare. Le ore della passione sono un grande aiuto, il pellegrinaggio della Divina Volontà sono un grande aiuto, le preghiere che si trovano in giro online, tutte queste sono le preghiere che si dicono quando uno si alza, quando uno si veste, quando uno prima di mangiare, e delle forme di preghiere di ringraziamento all'Eucaristia, di preparazione, eccetera, sono una montagna, d'accordo? Io alcune le uso, d'accordo? E sono comunque utili, d'accordo? Perché magari il momento che uno sta un po'... Poi però piano piano ci si familiarizza e poi si vedrà, se uno si esercita, che in certi momenti parte, ecco, la preghiera nella Divina Volontà senza che uno ci stia neanche a fare troppa attenzione, perché è un'abitudine che piano piano bisogna acquisire. Va bene, ci sentiamo, a Dio piacendo, la prossima settimana. Di nuovo un santo Santo Stefano e una santa ottava di Natale a tutti. Questa settimana fino al primo di gennaio è gioia piena e assoluta. Il nostro Signore Gesù Cristo è venuto sulla terra, ci ha onorato della sua presenza e tra le altre cose ci sta donando queste cose veramente. Figlioli miei cari, io ricorderò a lungo il 2017, perché il 2017 è stato per me l'anno di conoscenza del divin volere, per cui resterà una pietra miliare. Centenario di Fatima, cioè nel centenario di Fatima penso che dono più grande era Madonna, non poteva farlo, insomma, che conoscere questo mondo divino. E speriamo che il 2018, insomma, dato che ci ritroveremo, che saremo già nel 2018, perché martedì prossimo è il 2 di gennaio, speriamo che il 2018 possa essere il momento in cui si cambia marcia, si cambia passo e ci si immerge totalmente in questo mondo tutto divino. Vi do la mia benedizione a tutti, appuntamento se volete alla prossima puntata. Ave Maria.